io per Pulici gli davo Zoff, Antonioni e Chinaglia. Invece, niente da fare. È andata male la campagna acquisti, eh? Ma lo capisci? Mi manca solo Pulici per completare la squadra del Torino. A me, che sono segretario del club Settembre Granata. Pronto? Ah, Mastronardi. Sì, sono io, Montanari. Allora, cosa avete deciso? Ah, ho capito, si resti in sciopero. Va bene, io mi muovo. Aspetta e tu mi dici qualche cosa. Infatti mi metto a dormire nella cabina di camion. Allora ci si sente. Ciao, Mastronardi, ciao. Ma il tuo babbo che fa? Dove è andato? È andato dal gatto, che sta male. Il gatto sta male? Eh sì, poveretto. Io l'avevo portato alla partita. Pioveva e si è raffreddato. Ho capito. Vincenzo, ma che tu hai? Sembra tu vieni dalla guerra. Che? Hai mai provato a infilare una supposta a un gatto? No. Prova, poi vedi che ti succede. Guarda, queste cose, Vincenzo, io le capisco via. Tutte codeste cure per un gatto. Ma non parlare tu. Ti hai fracassato un camion con un rimorchio per non pigliare sotto, per salvare un cane. Sei stato lì che non sei... Ma vieni, vieni, vieni. Mi ero addormentata in volante. Vai là a fumare. Tu vedi questi sigari che puzzano. Fanno venire il cardio... Tu, fuma le sigarette, poi. Ah, fanno male. Fanno male? Cos'è sta roba qui? È mio! L'ho comprato ieri! Mi serve la partita! Ho capito! Dai, Granata, forza, Toro! Torneranno i tempi d'oro! Hai visto mio figlio? Ah, lo vedo, lo vedo. Guarda in che stato è! Sembra un caprone, sembra! E io che spendo i soldi per farlo studiare. No, hai capito? Quest'anno non mi sono fatto neanche il ponte per lui. Alle feste pasquali? No, qui al dente di mia madre deve averlo. Costava un sacco di soldi. L'ho iscritto all'università. Ah. Già non ci va mai. Bene. Perché non studia. Quando va non lo so. Ti immagini che deve laurearsi in lettere e scrive Torino con 3 R. Che ma lo facciamo apposta per dare forza alla parola. Dai Torrino! Prova a scrivere Balengo con 4 R, poi vedi che è bene. Vado a mettere la benzina, poi facciamo una partita a scopa, eh? Va bene. Questi non sono mica per la benzina. No, sono i soci di Settembre Granata. Oh, signore, cosa vogliono? Sono venuti a prendermi perché andiamo sotto le finestre di Boniperti a cantare. Per cosa? Siamo più forti oggi di ieri, batteremo i bianconeri! Ma senti che roba? Io sono insostituibile! Ah sì? Papà, posso fare il pieno al pulmino? Hai visto che è insostituibile, eh? Gli dà la benzina al pulmino, vieni che vanno a cantare... Dica bello, le altre figli, ne faremo, boh, cugini, vai, dica! Vai, tu! Io l'avevo detto a mia moglie... Non diamolo a balia a Garessio. Oh, che c'hanno le balie di Garessio? Oh, a Garessio ci sono le fonti dell'acqua minerale. Le balie hanno tutto il latte anacquato. Hai visto che roba che è uscito fuori lì? C'ha 25 anni. Sai che fa ancora, hai visto? Fa la raccolta delle figurine dei calciatori. Certo, Vincenzo, che a guardarlo bene il tuo figliolo le mie tanto a posto. Su. Allora, facciamo sta partita a scopo. Anche due, guai, tanto ce lo sciopera ad oltranza. Sì, ah sì? Sì, ma è tutto quel... Quel vino che c'hai sul camion. No, sta lì a invecchiare. Oh, bravo te. Ma dove è la mia camera d'aria? Ah, sì, la camera d'aria, guarda che deve essere lì nello sgabuzzino. Allora, ma senti, ma continui a metterti la ciambella, eh? Sì. Pure va. Ma fai piacere. Uno come te, io non so come fai ad andare avanti in quel sistema lì. Cosa? Se non c'hai la ciambella non ti puoi sedere. Sì, prova a stare 10-15 ore al volante seduto sui duro e poi tu vedi se la ciambella non ti serve. Dai, ciambellano, gioca. Sicuro? Ale, 7. 7 di prima mano. Io non so come fai sempre a vincere tu, non lo so. Ma Carmine, tu non ci sai fare. 5 e tu 7. No, vabbè, tocca a me prima. Caro mio, bisogna saperci fare e tu non ci sai fare. Aspetta. Caro mio. Chi è Montanari? Sì, è qui. Oi, vogliono te, eh? Da Pistoia, non lo so. Oh, levami il bellone, aspetta. Pronto? Pronto, ciao, ma tu stai, bellona?
È un posto mia moglie, c'è lo sciopero. Ma no, stai tranquillo, non t'arrabbiare, ci si vede domenica. Sì, ti porto a ballare a San Frediano, tu sei contenta? Ciao, Bellona. Ciao. Lei era la mia Bellona, guarda. La mi pensa sempre. Dai, dai, gioca, gioca, gioca. Scopa. Ma come fai a fare scopa anche quando io... Quando cosa? Quando io gioco bene. Bene, è venuta a scopa, la fa, scusa. Si può avere un caffè? Oh, Rossana, come mai? Di pomeriggio, eh? Cosa fai, lo straordinario o all'ospedale stasera? Avrei bisogno anche delle sigarette. Guarda, ce n'è un pacchetto qua. Grazie. Permette, signorina. Gaspare Montanari. Lei, fa attenzione che quello lì è un camionista a senso unico. Non lo stiami a sentire, signorina. Permette, signora o signorina? Signorina, piacere. Piacere davvero. Rossana è una brava ragazza, eh. Fa l'infermiera lì, all'ospedale di Vitrello, qua, a 10 chilometri di qui, Vitrello. L'infermiera. Senti. E sarebbe davvero una bella fortuna malarsi per poter essere curati da una così bella infermiera. Ecco, bravo. Fatti curare il sederino da lei. Vai via. Allora, Rossana, cosa abbiamo, novità in paese? Ma che? Niente di nuovo. No. Ieri è arrivato uno col braccio rotto per il solito incidente del monumento. Oh, signore. Chi è il monumento a Giambattista Cervetto, l'eroico ferroviere? Sì. Guarda, Vincenzo, non sapevo con quale criterio abbiano costruito un monumento proprio lì all'ingresso di paese. E poi della curva. Della curva. Le macchine arrivano lì sparate, si trovano davanti l'eroico ferroviere col braccio fermo che le ferma lì. Capisci che con la velocità. E al tramonto poi col sole alle spalle e sembra un vicino. E tutte le macchine frenano di colpo e così succedono gli incidenti. Sai che quelli del paese la domenica fanno le scommesse. No. Hanno il totto incidente. Ecco Vincenzo. E metti lì. Signorina, se permette offro io. Guarda che c'era rimorchio questo qua, sta brava. Sì, con me sta fresco. Se voglio la benzina, va via. Io so. Lo conosco questo qua. Questo qua è un ragioniere. Sì. Non fa mai il pieno, più che un litro è a stemio. Un litro è bene. Adesso vado anch'io, eh? Aspetti, si fermi un pochino, signorina Rossana, permette. La mi scusi tanto da dire, ma le vorrei domandare. La mi dica un po', di che segno è lei? Di che segno è? Beh, questa è una tattica un po' vecchiotta, eh. Oh, perché scusi? Se io dico che sono dei pesci, lei dice subito che è dello scorpione, perché i due segni vanno d'accordo, vero? Ma perché tutte queste reticenze? Non capisco via. La mi dica un po', lascio come un presentimento. La mi dica un po', di che segno lei? E va bene, sono dei gemelli. Adesso lei mi dirà che è della bilancia. Ma sicuro, guardi qui, guardi, i documenti alla mano, lecca qui, guardi, sono un bilancino, vede? 15 ottobre 1926. È proprio classe vero. Di ferro. È proprio un bilancino. La vede? Bello. E questo cos'è? Ah, il gruppo sanguigno. Sì. Gruppo 0 RH negativo. Sicuro, bella infermiera. Sì, ho capito. Buonasera. Arrivederci. Ci vediamo domattina per il cappuccino, signor Sì, Vicente. Grazie Rossana, arrivederci. Ciao, bel bilancino d'oro. Ciao, bambolona. L'ha visto Vincenzo, l'ho fulminata. L'hai fulminata? Sicuro. Non fulmini neanche le lampadine, tu l'ho fulminata. Cara mia, io con le donne ho l'alta tensione. Aspetta un momento che qui è successo un pasticcio. Questo l'ho preso io, quello l'hai preso te. Senti, facciamo una bella cosa, tre. Eh? Uno, due e tre. Ecco, ora si finisce questa partita, forse. Ti vinco 1000 lire sì. E poi vado a dormire. Scopa. Io mangio le carte, io me le mangio queste carte. Ma è mia colpa mia, scusa, tu un conti il 48. Come? È sicuro. Guardi, io so che tu adesso c'hai in mano un fante e un 2. Ma te lo prendi nella giacca, non gioco più. Guarda, io vado a dormire nella cabina di camion. Sì. Capito, Vai, vai, senti, piglia la corda, che quando se ti chiamano ti do una tiratina. Capito, non ti dimenticare, ti ricordi, ti tatti alla corda, Capito, se ti chiamano al telefono, ti dimenticare, ti tatti alla corda, Non ti dimenticare, capito, ti tatti alla corda. Non ti dimenticare, ti capito, ti tatti alla corda. E Toscagno, che sì. E Toscagna la chiamo la madrelingua, poi parla che non si capisce niente. Insomma, Silvio, stata zitto, troppo fatta a cane e patura. Certe cose tu non le capisci. Ma perché? Secondo te cosa sono io? Una cretina? No, cretino sono io, spendo un capitale appresso a te per venire tutto il giorno. No, caro, no, la cretina sono io, che ho rinunciato a una carriera per te. E va buona carriera, fammo piacere. Oh, cretino sono io che non ti piglia, non ti getta la coppa a bacio. Oh. E guardami di fronte, e so cretino. Guardami di profilo, e so cretino. Voi che dite?
Qualcosa c'è, adesso non dico. Sentite, benzinare, facetemi una cortesia, fate il pieno di super. Sì, signore. Date una guardata all'olio e all'acqua. Sì, signore. Le chiavi stanno nel quadro. Vabbè. Dateci qualche cosa da bere, va. Ma dello champagne? No, champagne figuriamoci qua. Io devo fare una telefonata a Londra, datemi un'ottantina di gettoni. Ma anch'io devo telefonare. A chi? Telefono a chi mi pare. Non posso avere una mia vita privata? No, voglio, so io quello che pago e ha già sapere a chi telefoni. E allora? Guardi, lei deve dirmi una cosa alla volta, se no mi crea una confusione. Poi dopo io faccio il pieno di benzina al telefono e metto il gettone nel serbatoio. Babbo, scusateci, noi siamo un po' nervosi, va, dateci qualche cosa da bere. Champagne, per favore. C'avete champagne, champagne, c'avete, c'avete champagne, champagne, c'avete, c'avete champagne? Non c'avete champagne, non c'avete per niente champagne, c'avete champagne. Figuriamoci se potevo avere qualcosa di cui avevo desiderio. Ma insomma, sì, io qua siamo in una stazione di servizio, a mezzo a una campagna. Ma cosa credi di stare? Al Lido di Parigi. Benzinario, dateci quello che tenete. Due gazose. Due gazose. Ma che mi avete pigliato? Con garzone e bottega. Due gazose. Ehi, che gazzosa, ma ci faccio un bidet. Guardi che pizzicano, eh? Allora qua facciamo gli spiritosi. Allora non mi avete riconosciuto, non mi avete visto mai al cinematografo. Che film ha fatto? Ma quale film? Quale film? Nei documentari. Ma credevo che adesso ho strappato il biglietto. Ma no, signore, nei documentari. Cioè Eugenio Pappalardo e Torre Annunziata. Della famosa pasta Pappalardo. Rigatone e bucatino con filiale Londra, Parigi, Roma e Torino. Quest'anno mi hanno tassato per 1,5 miliardi. Ma voi non sapete che a mezzogiorno in tutta Europa, quando le massaie buttano giù la pasta, beh, il 75% di quella pasta sono chi? Ah sì? Sì. Tanto io mangio il minestrone, me ne frega niente. Senta, scusi lei, per favore non avrebbe almeno un cachet per il mal di testa? Guardi, qui è già morto se la gente c'ha la testa. Se poi uno c'ha anche male, non so cosa dirle. Ma mi dia un canarino. Non ce l'ho. Ce l'ho più, l'ha mangiato il gatto. Vuole il gatto? Ma no, il canarino è una bevanda, un grog. Limone, acqua bollente e un po' di zucchero. Ma lei vuol dire una limonata? Ma dica limonata, dice garoc. La limonata fa. Senta. Sì? Venga qua, guardi, assaggi la mia barbera. Se lei assaggia questa barbera qua, stia tranquilla, che il garoc non lo prende mica più. È buona? Senta che mi dica qualcosa. Sì, ma che fai? Ma ti metti a bere il vino a stomaco vuoto? Lasciami bere, bevo quello che voglio. Ne ho abbastanza dei tuoi soldi, dei tuoi maccheroni e della tua asma bronchiale. Ma la sentite come mi tratta? E pensare che ieri le ha già accattata una collana di 2,5 milioni. Abbia pazienza. Abbia pazienza. Sarà un giorno che anche i ricchi staranno bene. Mannaggia morti, ha già fatto una telefonata a Londra. Datemi un'ottantina di gettoni. Puttana gettoni, vai. Ce ne avrò un po', i gettoni me le ruba mio figlio. Mio figlio va là, scassa, pide i gettoni, poi li vende e va a comprare le figurine dei calciatori. Ma io come faccio? Se non telefono entro mezz'ora a Londra, io sono rovinato, come faccio? Mandi una cartolina. Mi manda la cartolina. Telefono all'avvocato Durante. Con una telefonata incarichi lui di farti chiamare da Londra. E come mai questa idea così luminosa? Che è stato un attacco improvviso di intelligenza. Abbiamo avuto la barbera. Beh? La barbera piemontese fa diventare intelligenti. E beva un bicchiere anche lei? Sa che se lei beve un bicchiere di barbera, stia tranquillo che dopo collane da 2,5 milioni non ne compra più. Senta, facciamo spiritoso, datemi un gettone, va. Allora vado a mettere la benzina io, sì, signore, sì. Ah, senta, se al telefono chiamano Montanari, Montanari, faccia la gentilezza, viene tirata sta corda, lui si sveglia, viene qua, perché è là che dorme, ha capito? Gli faccio, gli dà la corda a Montanari. Ma che sei pazzi, su cose, ferma. Io l'avvocato lo trovo in ufficio, quello è un lavoratore, starà finendo i bilanci, senz'altro. Silvia, smettila di bere, che ti ubriachi, diventi più scema di quello che sei. Pronto, avvocato? Avvocato, sono chi? Come con chi? Sono Pappalardo, Sì, sono in una stazione di servizio. Dovete farmi una cortesia, dovete telefonare a Londra, voi. Sì, ad Appleby. Con chi? E lo sapete con chi sono? Cavaglione,
Vado a Chamonix, per un po' che relax, sì. Sì, a quella scocciatura di mia moglie ci dite che sono fuori per affari. È logico, sì, adesso vado subito il numero, aspettate, eh. E un po' che sbiaditi, si legge poco, io sono pure un po' cecato, dunque. 896, un fesso. Ma che è sto scherzo qua? Ma che ridi? Ma io devo mandare a un benzinare il numero del telefono, cammina. Va bene, va. Avvocato, senti, scusate, no, un'interruzione così. Avete i documenti? E come li firmo? Ah, li portate voi quando venite? Sì, sì, io non mi muovo. Sì, stazione di servizio a 12 km prima di Vitrello, la trovate su, è facilissimo. Ma che fa? Ma che fa? Che sei giro? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Che numero è? Che fa? Facciamo un numero, va. 896? Un fesso! Un fesso? Ma che non diceva voi, avvocato, questo è ubriaco? Com'è il numero? 896? 401. 401. Sì, avvocato, aspetta a voi, sì, venite a presto, facite a presto. Addio, avvocato, state buono, Scusi, signor Maccheroni. Ma che maccheroni? Che maccheroni? Maccheroni, pappalardo, è facilissimo, pappalardo. Pappalardo, sì. Mi deve scusare, lo so, è mio figlio che ha cancellato quei numeri lì. Ho capito. C'è scritto quella parolaccia. Io devo sempre cambiarlo, mi dimentico. Non ho messo il cartellino, capito? Va bene, va. Scusi tanto, Se io c'ho un figlio che è un po' così. Sì, sì, sì. È un po' il tifoso, Ho capito tu. Sì. Allora, facciamo il conto? Che fretta ci sta, che fretta ci sta. Io aspetto la telefonata, aspetto pure l'avvocato, facciamo il conto. Che non mi fida? Che così? Vabbè, sì. Vedo che c'è, ci piace, Oh, è buonissima, sa? Ci ha dato dentro. Allora, a sto conto non lo facciamo. Ma lo facciamo dopo, io aspetto qua intanto, non mi muovo. Ho capito, lei non si muove. Faccia attenzione che questo è un vino, è roba da alpini. Ma sì, guardi, ma mi lasci bere, mi lasci bere. Che almeno posso dimenticare questa vita da zingara che mi fa fare questo individuo. La vita da zingara, ti sto facendo fare la vita da imperatrice. Ma costi un occhio della testa, mi costi. Nuovamente quei soldi. Soldi, soldi, sempre soldi. Ma non pensi che nella vita ci sono anche dei sentimenti. Che anch'io ho un'anima, un cuore. Abbiamo arrivato al patetico, abbiamo arrivato. Stiamo facendo la sceneggiata, ti ha girato i migliori anni della vita mia, perché non mi sposi? È questo che vai intuzzando tu, poi vuoi diventare la signora Pappalardo. Mi dica. Visto che loro sono lì che sono così in armonia fra di loro. Sì. Io vorrei andare a riposare un momento. Sì, noi siamo qui buoni, calmi, calmi. Io c'ho lo sgabuzzino di là. Ah, sì? Siccome faccio anche il lavoro di notte. Ho capito. Allora fra un cliente e l'altro vado a fare un riposino. Sì. Per pazienza. Aspetta, andate pure. Mi deve scusare. Siamo qui buoni, calmi. Sì, ho un figlio che è un po' anormale. Ah. È del tipo del toro, Torino. Ah. Lei è del toro? Ma io del toro? Quale toro? Io sono napolitano, toro. No, siccome ho visto lei, quello che vedo lei, dicevo, ma sarà del toro. Dicevo. Ma cosa hai fatto? Vado. Grazie, se no è cosa, vado un momentino, se avete bisogno, Sì, se no io alla mattina passo nel pendolare e devo stare sveglio. Ho capito. Voglio fare, con permesso, andate, mi raccomando, andate pure tranquillo, e beato voi che potete dormire. Grazie, buonanotte, cioè, stavo dicendo, è questo che tu fai pensando, tu vuoi diventare la signora Pappalardo. E perché? È un delitto? Sì. Non sono sempre stata la tua donna? Sì, la mia donna è stata. Ma come ti sposi? Che faccio a mia moglie? L'ammazzo. Me l'avevi promesso? Avevo promesso. Ma questo mi manderebbe in galera. Ma che avevo promesso e promesso? E poi a mia moglie è una santa donna. Tutta casa è chiesa, chiesa e casa. Ah sì? Sì. Allora non rompere più le scatole a me. E vattene in chiesa con me! E allora vado in chiesa con me! Capone, ignorante! Scusi, chi è? Disturbo? No, perché se disturbo vado via, Gliel'avevo pregato prima, sì. Io sono solo qua. Lo so, sono stato trasportato da questa signora nella discussione. C'ho anche il gatto che è ammalato. Sì. Malato di malinconia. Ah, sì. C'è il figlio che va lì con quel coso lì dal collo. L'altro che mi gioca a scopo e mi dice sempre. Ah, sì. Io devo riposare, se già. Non arriva con la benzina. Già. Vieni. Poi.
Sì, no, lei non ha capito niente. Ma come non ho capito? Adesso ho cretino. Ma quello si è detto prima. Ma porca... Io, mi raccomando. Sì, signore. Oh, santo signore. Andate pure tranquillo e beato voi che potete dormire. Dice. Dico. Se lo dice, eh. La verità! Parla piano, parla piano. La verità è che tu non hai il coraggio di chiedere il divorzio a tua moglie. Ma che cosa credi? Che il divorzio si ottiene così? Per favore, portatemi al segreto di divorzio. Quello mi fanno un pacchettino e me lo consegnano. E poi a mia moglie la voglio bene, hai capito? Ah, sì? E allora tieniti lei e lascia a me. No, io voglio tenere a lei e voglio tenere pure a te. Ormai con Anita è una cosa fraterna, ma con te è tutta un'altra cosa. Eh già. Ti piace la carne giovane, eh? E io la pago anche, cosa? Ecco la frase storica. Sì, signore. Ha parlato Paperonte in Paperone. E qua. Cosa? L'oca. Ma quale oca? Mio figlio c'ha un'oca che gli ha dato la paglia di carenza così. La figlia c'ha l'oca. L'ha volato via. L'oca? L'ha vista? No signore, non l'ho vista. Sì. L'oca c'è? È senza penne. Come mai? Eccola qua, guardate, vedete? Ma è lei? Già. Ma non ti vergogna a fare queste figure, l'abbiamo svegliata di nuovo, l'abbiamo svegliata. Ma fa sto disgraziato qua. Guardi. Sì, glielo ho già detto due volte. Ha ragione. Io adesso vado di là. Sì. Lei mi deve lasciare riposare un po'. Già. Abbia pazienza. Sì. Io sono solo. Solo. Devo fare la notte e il giorno. Figlio, è una normale che va a fare lì la cosa del Torino. Della Torino. Io che poi che mi ricordo quando era il Torino, oggi non mica più qua. E mi sa, ma che dici? Che far fuggiare? Io sono della Juventus. Ah, lei, vabbè, ma io sono del Napoli, non mi interessa il vostro, capito? Né Juve né tuo, io sono del Napoli. Io sono del Napoli. Che dovete fare voi? State farfugliando nelle orecchie, brum 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 brum. E che cos'è? Brum 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 brum. E che cos'è? Senta, brum brum brum, qui è casa mia. Ha ragione. La prego. Sì, signore. Vado là. Sì. Cercherò di dormire. Senz'altro. Va bene? State tranquilli. Oh. Andate pure. E beato voi che potete dormire. Forse è perché ho bevuto un po' troppo. Ma insomma, ci vuoi spiegare così ridiamo tutti quanti, eh? Ci vuoi spiegare? Penso al punto in cui siamo arrivati. Quale punto, Silvia? Quale punto? Che ormai sono diventata solo la coperta dei tuoi reumatismi. Silvia, adesso basta! Ah, sì, allora lì. Sì. Sì, licenziami come si fa con le serve. Ma dammi la liquidazione. E te la do la liquidazione in quequest, sì. Come vuoi, franchi svizzeri, dollari. Sì, dammeli, che li voglio bruciare. Sì. Voglio farti vedere quanto me ne infischio dei tuoi soldi. Bruciali. Sì, gli do fuoco. Dalla fuoco. Li brucio. Dalla fuoco. Che figure, sì. Beh, e allora? Non andate a dormire? La pianto. Che coraggio che ha.
Prima vaga pigliano poco d'aria. Bravo, fagli un po' d'aria. Sì, a me queste discussioni mi fanno venire le crisi di malinconia. Come il mio gatto. Sì, che ci fa? I faccia curare. In coppa una pietra mi paga a cuccare. Suo suono non bene, mi mette a pensare. Che ci fa? Ma ci cura, goppa la pietra, ma paga a cuccare. Sto suono non bello, ma metto a pensare. Caccia fa, mancia cura, goppa la pietra, ma paga a cuccare. Sto suono non bello, ma metto a pensare. Caccia fa, caccia fa. Andato a farla per Gamasco, veleno. Ma mi sento tanto infelice. Vuole un pappagallino? L'usignuolo vuole? No, come si chiama? Il canarino vuole? Il canarino? Dirà sì, altro che un canarino ci vuole. Porco, l'ha bevuta tutta la bottiglia, signorina? Questa è roba da alpini, glielo ho detto. Questa qui quando uno ne beve un bicchiere deve averne subito due, altrimenti se non butta giù quello... Ma cosa ci sto a fare al mondo io? Perché vivo? E lei? Perché vive? Se uno fa questi ragionamenti, anche mio figlio sapete, non so come perché vive. Se sapesse quello che sento, quello che provo, che cos'è la mia esistenza? Lei dovrebbe provare a essere l'amante di un uomo come Pappalardo. Guardi, prima di tutto non potrei, ecco. Non per farsi pregiudizi, né, per carità, perché al giorno d'oggi non è proprio questione di barba, sa? Ero l'indossatrice più pagata di tutta l'Italia. Si vede. Sulla Costa Azzurra un armatore voleva sposare. Che armatore? Ho sempre detto di no a tutti. Mamma, come lo dice bene! Per poi mettermi con questo fabbricante di pasta, volgare e insensibile. E cosa vuole? Ognuno ha il Pappalardo che si merita. Allò? Cos'è sto allò? Non c'è nessuno allò qui. English? Non spicco. Non spicco. A Pappalardo vuole... Sì, attende che tanto il telefono lo paghi te, va. È un colpo da dietro, dove è andato questo? Poi un colpo... Pappalardo vuole... Pappalardo speaking. How are you? Yeah, that's all. How many tons of rigatons? Yeah? Good. 200. By ship, by train. Tell me what? Tomatoes. Tomatoes, yeah?
Sure, by trains, by ships, tell me what. What? Mamma mia, vi dispiace se si riposa una decina di minuti sul letto? Avete detto di sì, grazie. Sì. Dovrò dormire sulla macchina del caffè, a colpi. Ma da dove? Ma sei tutto bagnato, ma piove fuori? No, siamo andati sotto la casa di Boniferti a cantare l'Inno del Toro. Sì. Ma un signore del primo piano ci ha buttato una catinella d'acqua addosso. Guarda com'è contento. Così ti sei lavato, eh? Meno male, porco cane. Guarda sì che... Ma è acqua? Senti, va all'università domani. Va a scuola, leggi, scrivi. Sì, stanotte vado a scrivere. Oh, meno male, oh. Vado a scrivere con la vernice sui muri. Dai la Juve, noi granata, noi faremo scorpacciata. Sì, scusi, facciamo il conto. E che fretta ci stai? No, è perché qui bisogna sbrigare. Ah, vabbè, un minuto, che cos'è? Il conto, sembra che uno non vuol pagare. C'è tempo. Questo è papalardo, industriale. Ogni pelo vale un miliardo di questo paese. Ma a proposito, che fa? Piove? No, piove, se bagna lì, andassava, poi vediamo poi che cosa. Senti un po', questo qua è un industriale famosissimo. Mio figlio è quello del Torino che dicevo che... Dai Torino, forza Toro, torneranno i tempi d'oro! Ma che fa queste sfotte? No! Io non lo capisco! Guardi, non ho ancora capito io che sono suo padre, vuol capire lei. Sì? Montanari? Vado a chiamarlo subito. Montanari? Vediamo che si sveglia. Si è chiusa la cabina. Senta, allora, signor Baccheroni, signor Tagliatelle. Ma che Tagliatelle? Come lei, tortellini? Ma no, signore, pappalardo, è facile, pappalardo. Vorrei fare il conto. No, perché io devo andare a dormire. Io sono ragione, 5 minuti sono arrivato a riposare. Pronto? Ciao, come tu stai, Luisa mia? Ciao, bellona. Ma è un posto di amore, c'è lo sciopero. Ma no, stai tranquilla, non c'è nessuna donna. Ma che dottore, fammi piacere. E c'ho un cuore che spacca le montagne. Stai tranquillo, non ti arrabbiare. La prima cosa che fa appena ritorno dal viaggio, prima ti vengo a trovare e poi va a fare l'elettrocardiogramma. D'accordo? Ciao. Ciao Luisa mia, ciao amore mio. Amore mio, sei proprio fissato con le donne tu, Cosa? Tu sei fissato con le donne come mio figlio col Torino. Dai granata, forza Toro! Io un giorno l'altro questo qui lo ripudio. Dai tranquillo, appena troverà una ragazza e metterà il giudizio. Quello lì appena trova una ragazza si fa aiutare ad attaccare le figurine dei calciatori, no? Silvia! Ma chi è che lui in quel modo? Aiuto! Silvia! Silvia! Ma tu vai fermo! Che cosa tu fai? Fermati! Ti piglia il rapo tu, capisci? Ma che t'ha fatto? Mi ha baciata! Baciata. Questo qui che mangia ancora gli omogenizzati da baciare. No! Eccole finalmente! Sono presi in flagrante! Tutti i testimoni, tutti! Marito, tu qua! Matteo, tua moglie! Aiutatemi! Anita! Commendato! Abbiamo male, eh? Avvocato, siete un fetentone! L'avete fatto apposta, farmi fermare qui per farvi sorprendere da mia moglie! Sì, e adesso lei è rovinato, caro pappalardo!
E chi è quel signore lì? Il mio avvocato di fiducia. Quello? Ma che avvocato? È il buon però fuori, vero? Lazzarone, schifoso, porco! Ma io ti ridurrò sull'astrico, sai? Non ti lascerò neanche un chilo della tua sporca pasta! Nora. Hai finito di fare il padrone! È arrivata la padrina! No! Fate questo a me! A me che ho passato una vita di fedeltà e di lavoro. Ma tutte le donne. Tutta casa e chiesa. Ah, ecco. Vuole che richiami il parroco, lo mandiamo a fuoco. Ma sono finiti i tempi d'ora! La granata, forza, toro! Avvocato, siete un fetentone, siete un traditore! Senti che parla di tradimento, faccia di bronzo tu e quella poco di buono! Poco di buono sarà lei! Lei stia zitta! Comunque, tu finisci in galera, perché io faccio venire qui la polizia! Certamente, e intanto noi raccogliamo le testimonianze, cominciamo da lei! E che dovrei testimoniare? Che la signorina era qui questa sera in atteggiamento inequivocabile fra le braccia del suo amante. Evidentemente agevolati dal gestore di questa stazione di servizio che faceva da paraninfo. Un momento, moderiamo i termini, perché il mio amico Vincenzo non ha mai fatto da paraninfo a nessuno. E insisto, paraninfo è ruffiano. E dov'è questo ruffiano? Chi è che mi chiama? Ho dovuto dare la benzina all'autobotte di benzina che era rimasta senza benzina. Dunque, giusto lei, aspettavo. Lei può testimoniare che il nominato pappalardo Eugenio, coniugato con la qui presente Anita Scavarda, ha fornicato in data odierna con la qui presente Silvia Colli? Guardi, quando lui è venuto qui, io il fornicatoio non l'ho visto. Se poi l'ha tirato fuori dopo, sono fatti suoi. Ma non dite stupidaggini. Oggi non si va più in galera per una scappatella con una donna. Oh già, se no il mio amico là, a quest'ora sarebbe l'ergastolo, Via! Io ho altre frecce al mio arco. È tali da farti prendere almeno 10 anni di prigione. Oh, ma io conto sulle mie relazioni per fargliene prendere almeno 15. Chi è quello lì? Il mio avvocato. Suo avvocato? Che bravo che è. Sentite, io vado a dormire. Un momento! Di qui non si muove nessuno se prima non ha firmato di testimoniare contro il pappalardo. Sentite, io ho detto che vado a dormire nella cabina di cambio. Sì. Tanto se c'è da far da testimone, io sono uomo d'onore e dirò tutto quello che ho visto e sentito. Ossia, che non ho visto né sentito nulla. Buonanotte. Proprio un bel testimone. E lei, bel giovane, è pronto a testimoniare? Che cos'ha da dire? Dai granata, forza toro, torneranno i tempi d'oro! Ma che scocciatura con sudoro! Rimandiamo tutto a domani! E no, caro commendatore, non cerchi di divagare, perché tanto io la mando in galera! Ma è proprio il suo avvocato quello? Sono 10 anni che ci pago lo stipendio! E da 10 anni io sono il suo umile schiavo, costretto ad assistere a tutte le sue malefatte, a tutti i suoi imbrogli, a tutte le sue truffe. Ma qua imbrogli, qua truffe, ho sempre lavorato per mandare avanti la barca. È un bravo marinaio. Sono marinaio, qua marinaio, che c'entra il marinaio? C'ho la barca. Quale barca? Che ti mettete in mezzo? E io che vedevo e tacevo. Tacevo e soffrivo. Soffrivo... E ingrassavo. Ma adesso basta! È venuto il momento di dirle in faccia! Commendatore, lei è un mascalzone! Ma lo tiene sempre come avvocato? Sì. Le dà lo stipendio? Sì. Certo che ce n'è voluta perché mi decidessi, eh? Io che sono un uomo onesto e timorato, io che al cinematografo mi commuovo e mi metto pure a piangere. A vedere i film comici. A vedere... E poi sono anche caporale d'onore dei Boy Scout. I Boy Scout? Sì. Porco qua, cosa fa il cuciniere? No. Non fa il cuoco lì? No. Fa da mangiare i Boy Scout? No. Niente. Ma poi, vedendo il suo vile tradimento verso questa povera signora, verso questa dolce signora... Ma ti farò pagare tutto il male che mi hai fatto, eh? Ti porterò via tutto, ti rovinerò, ti distruggerò, ti sbranerò! Ah!
la tigre del Bengala, oh! Ma insomma, che vuoi fare? Ma vuoi ridurre in mezzo a una strada? Si preoccupa, deve preoccuparsi. No, c'è un avvocato che fa scintille, vai, si preoccupa. Non dargli retta, stanno bleffando. Stiamo bleffando! Benissimo, e allora date un po' un'occhiata a questi documenti e poi ne riparliamo, Prego. Dove vai? È a scrivere sui muri con la vernice rossa. Rosso granata! Io non so, io vorrei essere il conte Ugolino, quello che ha mangiato i figli. Vabbè che tu mi rimaresti sullo stomaco. Cosa vai a scrivere? Forza Toro, questo è il motto, vinceremo lo scudotto! Lo scudotto? Oddio! Una licenza poetica! Se dicevo scudetto, il motto è ametto! Io ti metto il barattolo in testa, sì! Questo sono sciocchezze! 50 milioni di agio, 200 milioni di IVA non pagati! Oh, mamma rogabile! San Nicolo Zappatore! San Giovanni da Procida! Oh, Sant'Arbore buon compagno! Senta, signor Tortellini. Ma che Tortellini? No, ma ci ha fatto male la nudite con la lamiera là. Sì. C'è stato un poco di disinfestante. C'è la cassetta dei medicinali. Sì. C'è l'olio di ricino. E che ci faccio con l'olio di ricino? Sì, guarisce in fretta. Perché? Fa correre l'olio di ricino. Ma no, dico, non c'è un po' di tintura d'odio? Sì, c'è la tintura d'odio. Allora, avvocato, che cosa facciamo? Noi di qui non ci si muove. Ecco. Cosa hanno detto loro? Ho detto che noi di qui non ce ne andiamo. Io qua devo lavorare, vivo, e mica dire. Questa è una. Signora, permette una parola. Dica. Vedo che lei è una signora così gentile, permette. Vorrei dire una cosa personale. Prego, prego. Dica. Posso dirla? Sicuro. Non le dispiace se io... Ma no, dica. No, perché devo... è una cosa un po', sa... La prego. Volevo dire, posso? Sì. Loro mi hanno rotto le balle. A lei faremo chiudere la stazione di servizio per aver ospitato una coppia clandestina. E in quanto a lei, egregia signorina, sarà denunciata per complicità. Intanto dovrà restituire tutto, la macchina, il denaro, le pellicce, i gioielli, tutto! No, questa soddisfazione non ve la darà né a questa specie di avvocato che per i soldi non si sa cosa farete, né a lei, cara signora Pappalardo. Silvia! Stai zitto! Neanche a te, cretino senza coraggio e senza volontà! Adesso vi faccio vedere io, domani su tutti i giornali si leggerà l'amante del commendator Pappalardo si uccide in una stazione di servizio davanti all'industriale e a sua moglie. Ma cosa fa? Pazza! Oddio! Cosa fa? Ha bevuto la tintura d'odio! La tintura d'odio? Sì! Sì! Sta male! Bisogna fare qualcosa! S'accisa, ma una vagliona s'accisa! Facciamo l'acqua! Pigliamola per i piedi, la rivoltiamo, e facciamo fare i gattini! Ma anche qui bisogna chiamare un medico! Ma portiamola in coppa lì! Ecco, bravo, sì, portiamola sul letto! Portatela in coppa! Sì! Portatela in coppa lì nel mio santino! Avanti, coraggio! Adesso la portano in coppa! Ma lei? Quei gelati, vai! Dico lei, non ha il numero di un dottore? E già, cosa vuole di notte? Vado a chiamare. No, per carità, non parliamo di dottori! Se qui arriva un medico, scoppia lo scandalo! E dica, la volete far morire così, vigliacconi, andiamo! Oddio, mamma mia! Ti sente male? Oddio! Sento come una mano di fuoco che mi strappa le viscere! Muoio! Oddio, facete qualche cosa, ma avvicinatelo, fate qualche cosa voi, fate qualche cosa, fate! Io più che infilare una supposta al gatto non so fare! No, già portarla all'ospedale! Ma così sarà lo scandalo! E che me ne frega, a me portarla via! È andato! Oh, povera Wagliun! Non doveva morire così! Bella, fresca come una cerasa. Silvia mia, rispondami. Non risponda. Doveva dirle qualche cosa? Dici di girlo voi. Ma sta con buona mossa. Resta con me. Fiata, manzuoggia. Te bimbe c'ha così anima e cuore. Tu si osa le mie. Questo fa il festival della canzone napoletana. Poveretta, ma e adesso cosa si fa? Cerchiamo di non perdere la calma! Io chiamo il 3131, cavallina! Voglio morire pure io, datemi il veleno! È
veleno. Datemi il veleno. A tintura d'odi è finita. Vuole un pezzo di gorgonzola? Ah, gorgonzola. Oddio, sul commendatore. Dico, ormai quello che è successo è successo. Sì. Noi dobbiamo pensare soprattutto ad evitare lo scandalo. Sì. A mettere tutto a tacere. Sì. Intanto noi questa sera qui non ci siamo visti. Non ci siamo visti. Chiaro? Torneremo sì. in città per strade diverse e domani sarà come se niente fosse. Sì, sì, ha ragione l'avvocato. Lo so, ma questa povera creatura. Ci penserà il benzinaio. Senta, lei questa notte la deve seppellire nell'orto, sotto quell'albero di mele. E che sono il becchino, io ma che sono morti. So, andiamo, mi dica quanto vuole per fare sparire il cadavere. Ma io faccio sparire lei, non il cadavere. Voi sono una persona per bene, io so. Sono un benzinaio, ma sotto la pompa della benzina c'è un cuore che batte, c'è una coscienza. Oh, perbacco, io la sera prima di andare a letto dico le orazioni e mi faccio l'esame di coscienza. Dico, Vincenzo, cosa hai fatto di male oggi? Non hai fatto niente. No, dico la verità, hai fatto qualche cosa. E poi chiedo perdono. Oh, perbacco, io c'ho un figlio. Se viene a sapere che ho seppellito una sotto un albero di mele, vabbè che lì è così stupido che si mangerebbe le mele lo stesso, ma io non... La benzina! Vogliono la benzina! Senta, vada, non bisogna destare sospetti. Eh? Non bisogna destare sospetti. Ma senti, può scoppiare lo scandalo? È scoperto, certo, vado. Ma c'ha mal di gola lei? No, perché? Si è fissato il gargarozzo. No, ma insomma, non c'è nessuno? Siete tutti morti? No, una sola. Signori, ma non c'è un minuto da perdere. Se ci trovano con questa morta siamo rovinati. Vabbè, ma noi che possiamo fare? Bisogna tenere a bada il benzinario. Là fuori? Sì, non fate entrare nessuno. Io adesso vado a prendere la macchina, carica la piccerella e sparisco nella notte. Troverò dove nasconderla, povera anima benedetta. Povera anima benedetta. Facciamo così. Sì, e domani deve tornare tutto come prima. Sì, dimentichiamo tutto. E anch'io tornerò ad essere il suo devoto e fedele avvocato. Sì. Silvia. Silvia, povera anima benedetta, Silvia, bella, la scena del suicidio è stata un capolavoro, adesso prendo la macchina, la accosto qui di fuori, tra due minuti, salti a bordo, ce ne fu imba e chi si è vista. E io con tutte queste emozioni mi impressiono, poi sto male. Io anche da bambino mi impressionavo, mi veniva mal di pancia. Mi ricordo che da bambino magari mangiavo oppure stavo male, alla notte andavo a dormire e poi sognavo brutto. Sognavo sempre i fantasmi, sognavo i fantasmi che si presentavano davanti. No, io non volevo, sono gli altri. Adesso andrò io stessa al camposanto. Ecco, suoni due volte il campanello che il custode è sordo, Che ha dimenticato la valigia? Santo cielo benedetto. Ecco qua il nostro benzinaio. E noi che lo cercavamo fuori. Ha visto il cadavere. Come? Voleva andare a piedi al cimitero. In un dubbio, saremmo stati proprio dei bei cretini, Ma adesso vediamo subito. Ah! Disgraziata! La defunta gode ottima salute. Vabbè, ma allora era tutto un trucco! Silvia! Silvia! Tu vivi! Miracolo! San Gennaro mi ha fatta la grazia! Guardi, lasci stare San Gennaro, senta, lei non faccia più quei scherzi lì, so? Che momento mi faceva venire i vermi, ora! Vabbè, certo che adesso è tutto chiaro, finalmente. La ferita al dito del commendatore era soltanto una scusa per vuotare la boccetta della tintura e permettere quindi a lei di fingere il suicidio. Già, e ci eravate cascati tutti. Già. A quest'ora saremmo ben lontani se questo stupido non si fosse spaventato. Ma insomma, ma lei perché si è preso così paura? Ma non ha mai visto un fantasma? Uè, guardi che se continua così io la seppellisco davvero, Oh. E adesso se
se vuoi accomodare tutto senza scandali, senza tribunali. Beh, avvocato, parli lei. Io? Beh, sì, ma, vede, commendatore, è facilissimo, sa. Lei mi firma questi documenti e la faccenda è chiusa. E così mia moglie si piglia tutto, eh? Non mi lascia neanche un pastificio. Venga da me che le faccio il risotto. Eugenio! Eugenio, firma! Vabbè, ecco qua, va. Avvocato, telefoni immediatamente in fabbrica. Dica di sospendere tutte le operazioni in attesa dei miei ordini. Ma hanno ridotto l'uso al Lazzaro, senza neanche una lira. No, signore! Signor Agnolotti, lei... Ma che Agnolotti? Mi si chiama? Tagliatelle. Ma che tagliatelle? Dico, c'è il conto da pagare, sì. Vabbè, il conto. Benzina? Benzina. Bibite? Bibite, sì. Cos'è che ho scritto qua? Tintura di odio? Tintura di odio. Lenzuolo e spavento? Spavento. Già, spavento. 19.950. 19.950. Sì, signore. Ecco qua, qua stanno 20.000 lire. Tenete il resto. Ha buttato via un altro stabilimento di pasta, Leoni. Ma andiamo, ce ne va. Andiamo, sì. Oh, meno male, va, se ne vanno. Un momento. Io sapevo che qui questi qua non ci muore più, Tu hai ritirato 20 milioni dalla banca. Dove sono? Li abbiamo in macchina, signora. Venga, che glieli do. Silvia. Ma sì, e perché no? Anzi, abbiamo anche dei panini al prosciutto. Vuole anche quelli? Sì, se sono stati acquistati con quei 20 milioni. Commendatore, lei è servito. Guardi, lei deve essere bravissimo nella vita a fare degli affari. Ma come bravo a scegliersi gli avvocati, non ho mai visto nessuno. Benzinario, statevi buono. Statevi buono. 20 milioni, due panini al prosciutto sono un po' cari. Va bene che c'è l'inflazione, ma 20 milioni. Avevo dimenticato la benzina. Venga a farci il pieno, per favore. No, niente benzina. Come sarebbe a dire niente benzina? Niente benzina per i ricattatori? No, mio caro. Lei mette la benzina a tutti, altrimenti io chiamo i carabinieri. E io mi metto in sciopero. Ma con quale motivo? Sciopero senza motivo. Senta, c'è. Io vado ad aspettarla in macchina, c'è. Ma se entro 10 minuti lei non sarà venuto a farmi il pieno del carburante, io le faccio chiudere la stazione di servizio. Meglio, così vado in pensione prima. Oh, santo cielo, voglio vedere se posso riposare 2 minuti. Quel mio figlio balordo, ecco, lo sapevo, chi c'è? Non si può mica riposare. Oh, signora Quaglia, come sta? Bene. Che piacere vederla. È ritornata? Sì. Che brava. Ha bisogno di benzina? Vuole che le faccia il pieno? È già a posto, Esatto. Come è venuta? È con un taxi. È venuta con Vincenzo, un taxi? Sì. Dica un po', ha bisogno di me? Sì. Signor Vincenzo, ho proprio bisogno di lei. Dica. Sa, ho fatto uno sbaglio. Lo so, gliel'avevo detto io. Le avevo detto che sbagliava. Scusi, andare via di casa, lasciare il marito, mica... Io lo capisco tutto, ma sa, il marito è sempre il marito. Quando uno ha un marito ha il dovere. Ma il marito lo deve tenere col bello o col brutto tempo. Se piove, si mette il marito in testa, si ripara. Signor Vincenzo, non scherzi. Lei la ragione la conosce. Sì. Mio marito non voleva figli, io sì. Si litigava e un bel giorno me ne sono andata. Vede. Però 2 mesi dopo che stavo da mia zia a Biella, mi sono accorta che aspettavo un bambino. Due mesi dopo? 2 mesi, sì. Ho lasciato passare stupidamente altri 5 mesi senza prendere una decisione. E lì ha fatto male? Sì. Ma adesso ho pensato che fosse mio dovere tornare. Sì. E sono venuta qui da lei, che è tanto amico di mio marito. Gli telefoni, lo prepari, senta la sua reazione. Ma come, devo telefonare? Sì. Vabbè, telefono, ma insomma è una faccenda un po' di... Guarda, arrivai tua funna che... sa, un po'... Sa, non è una cosa, è una cosa, insomma. Senta, io gli... Permette una parola? Prego. No, volevo sapere, sa, lei mi deve scusare, ma... Lì il nascituro è di suo marito. Ma signor Vincenzo. No, sa, delle volte che magari sua zia avesse avuto qualche amico a Biella, sa, non so. Oh, ma cosa dice? E no, succedono anche a Biella ste faccende lì, sa,
qualcheduno di passaggio, un pendolare, non si sa mai. Ah, io vado e viene uno lì, quel giorno non c'è niente da fare. Beh, insomma, già, perché se io dico a suo marito, è arrivata sua moglie, questo qua si vede arrivare la moglie, dopo 7 mesi se la vede lei con quella voglia di cocomero, io non so dire. Oh, ma è di mio marito, ci mancherebbe altro. Chi è che ha gridato? Deve essere mio figlio, di sicuro è mio figlio, non può essere. Oddio mio! Ma cosa hai fatto? Niente, non è mica successo niente. Come? Mi sono inciampato nella corda e mi è volato via il pennello. Ho cercato di prendere il pennello al volo e invece... La testa l'hai infilata nel secchio della vernice. Sì, come hai fatto a indovinare? Io te ne darei uno. Chi è? Chi è che mi chiama al telefono? Ma no, non ho mica tirato la corda. È lui che si è inciampato nella tua corda. Guarda in che stato è. Aiuto, aiuto, mi sento male. E questa chi è? La signora Guaglia. Non te la ricordi? La moglie di quello che c'è la calzoleria vicino alla chiesa. Ma quello che gioca delle volte scopa anche con me. Ma non l'era andata via di casa? Sì, era andata via, adesso è tornata. Ah! Ho paura che ci siamo! Oddio. Sì. Ho preso un tale spavento quando ho visto entrare questo ragazzo con la testa tutta rossa. Pareva sangue. Hai visto? Oh. Tu fai partorire la gente al solo vederti. Vincenzo, senti, bisogna chiamare un dottore oppure portarlo all'ospedale. Ma io telefono! Ci siamo! Chi è, maschio? No, è un falso allarme. Ma credevo, diciamo, era un po' presto, Senti, porta la tua all'ospedale. Già, la porto io con il camion e la fa partorire per la strada. Qualche cosa tu dovresti... Allora, questa benzina? Senta, io le faccio il pieno di benzina, lei mi fa un favore? Accompagna questa signora all'ospedale. Ma noi dobbiamo andare a Torino. Sì, ma guardate che passando per Vitrello lo fate anche prima. Sì. Così lasciate questa poverina all'ospedale e prendete l'autostrada che l'è subito dopo il paese. Fate presto. Sì, va bene, d'accordo, però sbrighiamoci, facciamo così. Fai pianino. Vada calma, non abbia timore. Senti, Vincenzo. Oh! Vincenzo, fai prestito, io preparo le carte e si fa una scopetta. Vado, partorisco e torno. Va bene. Guarda lì, ma tu sei ridotto! Invece di pensare alle figurine, a giocare il pallone, perché non ti metti a studiare? Beh, non ti va di studiare, vieni con me, ti prendo a lavorare con me sul camion. Così tu fai felice il tuo babbo. Camillo, sto parlando con te, non mi senti? Ma io non so. Ce l'avete sempre tutti con me per via del toro. Così mi verranno i complessi del complessato, che poi... è uno pieno di complessi. Più complessato così io lo so dire, guarda. E che c'è da fare lo so dire. Se tu vuoi... È partita, eh. Ma è andata? Io spero, povera signora. Lei di. Ma piantala con quel sigaro, mi fai piacere che puzzano. Io non so con cosa li fanno. Tutto fumi tutti i giorni. Le fanno con il letame abbrustolito. Dai, vieni via, Vincenzo. Hai ancora bisogno della ciambella? Sicuro, ma... Non ti guarisce il sedere, mai. Abbi pazienza, caro mio, se c'è questo non posso neanche giocare. Soffiaci dentro il fumo del sigaro, così. Ecco, così fatto. Così fare l'aostato, vai in alto. Hai fatto le carte? Sì. Aspetta un momento, aspetta. 6 e 1, 7. Cominciamo qui. Che? Qui ricominciamo la faccenda. E che? Ma come si fa subito di primo mano? Allora, il 7. Non so come fai tu sempre a vincere. Vincenzo, tu non conti il 48. E tu conti le cretinate, conti. Altro che storia. Perché? Perché, c'hai quasi 60 anni, sei solamente capace di vincermi a scopa e andare dietro le donne. Orco cane. Vai dietro le donne, vedrai il giorno l'altro, arrivi qua a camminare 4 gambe tu. Sì. Hai famiglia, mettiti su famiglia, sposati. Sì, sposati, per poi... E poi mettere al mondo dei figlioli e se la piglia sempre coi genitori. Io già. Ma vieni qui, Vincenzo, ascolta. Se il tuo figliolo ti chiedesse, papà, perché mi hai messa in mondo? Tu che gli rispondi? Boh, io dico che era una sera che pioveva, sua madre era lì, voleva andare al cinematografo. E io ho detto, ma no, stiamo in casa, piove, ci bagniamo. Era meglio se andavo al cinematografo. Guarda, Vincenzo, la mia Luisa la sposerei volentieri perché la mi vuol bene sul serio, la mi pensa, la mi cura. Vuol persino che vada dal dottore. Ma perché? La si è fissata che c'ho il mal di cuore. Ah, me l'hai già detto. Sì, siccome vedi una volta... l'era tanto, la vedevo. E così, sai, mentre l'abbracciavo,
E mi è venuta come una palpitazione, è così. Ah, vedi. È così. Ma io, caro mio, e c'ho un cuore. Scopa. Tu non c'hai un cuore, tu c'hai... Non te lo dico cosa c'hai, ma ce l'hai. Dai, dammi 1500 lirette e vado a dormire. Non te li do. Dammi le 1500. Non ti do i soldi e non gioco mai più. Ho vinto, scusa. Non riesco mai a vincere con te, non ti do niente. E poi se non basta, ti buco anche la ciambella. Oh, perché, scusa? Perché mi imbrogli. No, Vincenzo, vieni, non dire stupidaggine, ti prego. Non ti provo. Presto, su, venga con me. Ho la macchina qui fuori col motore acceso. Sì, ma a casa sua, aspetti, prendi il pigiama e vengo subito. No, andiamo subito all'ospedale. Cos'è successo? C'è stato un brutto incidente. Sì. Un signore con due donne, una delle quali in procinto di partorire. La signora Quaglia! E sono partiti di qui poco fa! Ma le due donne si sono salvate, anzi una è già in sala parte. L'uomo che le accompagnava, che è grave. Uè, è l'avvocato! L'avvocato! Sì. Al ciciume! Sì, è quello! Gli occorre di urgenza una trasfusione di sangue. Purtroppo ha un gruppo sanguigno rarissimo, lo zero o negativo. E può salvarlo soltanto lui! Io? Ma sì, lei ha lo stesso gruppo sanguigno. L'ho notato prima, quando mi ha mostrato la medaglietta. Su, presto, andiamo. Oh, se ho capito, io dovrei andare a salvare quell'avvocato spione e traditore. Ma nemmeno per sogno, va. Ha ragione. Quello lì voleva che io seppellisse una sotto l'albero di mele. Figurati. Oh. Andiamo, su, sia buono. Ho detto di no e no. Il sangue è mio e ne fa quel che mi pare. Bravo. Se una vita umana è in pericolo, il nostro dovere è quello di salvarla. Signorina infermiera, io non salvo nessuno. Momento, Gaspare. Cosa? La signorina ha ragione. Cosa? Sì, Rosanna ha ragione, perché tu sei come un pompiere. Se la casa brucia, devi andare a spegnere l'incendio senza domandarti chi ci abita dentro. Se c'è un avvocato balord, come che lì, o se c'è il centro attacco del Vercelli, sì che so, tu lo devi domandare. Ah, sì? Ok, me lo chiedi tu? Te lo chiedo io. Va bene, allora ci vado. Ma solo per te! Basta che ci vai! Grazie per averlo convinto! Per carità. Però a quell'avvocato lì, quando sarà guarito, gli spacco la testa e mi ripiglio il mio sangue! Sì, bravo! Io non so come fa quello lì a vincere a scopo. È un diavolo, quello lì è un diavoletto. Non è possibile, mai una volta non sono mai riuscito a vincerlo. Ma che? Delle volte vado magari fino al 9 e poi... Adesso li preparo io. Adesso metto il 7 bello in tavola, cioè metto un 7 e il 7 bello lo tengo io. A lui gli do tre figure, un 7, un 6 e un 4. E poi così prendo il 7 bello e faccio anche scopa. Lascia fare a me. Così papà, ma cosa fai? Giochi a carte da solo? Ma così vinci sempre! Ma che? Sono così sfortunato che perdo anche se gioco contro di me, altro che storie. Me ne dai 10.000 lire? Yeah. Così compro Pulici. Chi è sto Pulici? Ma come chi è? È l'ala sinistra della nazionale. E costa 10.000 lire? Eh sì. Orco, pigliamolo subito. Lo mettiamo qui fuori a dare la benzina ai clienti. Ma mica lui! La figurina! Io te ne ti do una figuraccia a te. Papà, ma la signora che era qua prima non è la moglie del Quaglia? Sì, è la Quaglietta. La Quaglietta che aspetta il Quaglino. Oh, devo telefonare al Quaglione. Oh, l'ho dimenticato. Pronto? C'è Quaglia? Ah, sei tu? Sono Vincenzo. Sì, sono Vincenzo. Hai mica bisogno di benzina? No, volevo dirti così, sai, se... Senti un po'. Ti ricordi di tua moglie? Non ti arrabbia? No, non ti arrabbia? Aspetta. No, facciamo le corna. Sì, non le... Sì, insomma, non quelle lì, quelle altre, né? E guarda, è stata qui di passaggio. Sì, era... No, non era sola. Cioè, era sola, ma aveva qualche cosa in più. Sì, sì. Sta benissimo. Adesso è all'ospedale. No, perché... È come dire, siccome è un... È leggermente incinta... Io... Pronti?
Pronto? È svenuto quel... Pronto, Quaglia? Senti, guarda che il tuo dovere è di correre subito all'ospedale. Come no, tu devi andare all'ospedale. E tu vai all'ospedale. Ma si capisce che... Guarda, nella vita è così bello avere un figlio, che avere dei figli. Sai che quando sono bambini che sono lì, che gli dai il biberon, ti innamori, faresti il pazzo per lui. Poi lo vedi a crescere, lo porti a scuola, poi studia, diventa bello, bravo, intelligente, come mio figlio. Bastard! Pronto? Sì. Ci vai, eh? Bravo, grazie, baci, baci, baci. Auguri ai figli maschi. Sì, basta uno, si capisce. Ciao, ciao. Oh, ma allora la signora Quaglia fa un bambino? No, fa una macchina da cucire. A me hai detto che ero nato sotto un cavolo? Ho sbagliato. Tu sei nato sotto un albero d'ortica. Papà, senti, sì. Avrei un'idea. Non è possibile, non ci credo. Tu di che non puoi avere. Ho deciso che mi metto a lavorare. No. Vuoi mettertelo? Vieni qua, sì. Sarebbe un miracolo, vero? Però cosa ti piacerebbe di fare? Io ti aiuto se tu mi dici cosa ti piacerebbe di fare. A me piacerebbe... Guarda, fai sentire. Puoi fare l'ingegnere, l'architetto, l'avvocato, il dottore. Cosa vuoi fare? Il raccattapalle per la squadra del Torino? Nato? Oh, Rossana! Sì? Ha avuto una femmina? Mi fa piacere. Chissà come sarà contenta. Sì, arriva lì adesso il marito. Cosa? Sì? No. Oh, sì. Mamma! Vabbè, grazie. No, ci penso io. Che è successo? Lo sai, lì, quell'avvocato che hai visto prima, quello lì grasso, stava accompagnato lì le donne all'ospedale, ma arrivato nel paese non era pratico, è andato a sbattere contro il muro. E adesso è grave, gli hanno dovuto fare la trasfusione. Siccome aveva un sangue raro, vedi, in questa stazione di servizio si trova proprio di tutto. Qui c'era Gaspare che aveva quel gruppo di sangue lì che io non capisco, insomma. E lui è andato là a darglielo. Ha fatto un bel gesto. Appena torna glielo dico. Non torna mica. Perché? Perché è morto. Ma quando? Adesso, subito, me l'ha detto la Rossana, l'infermiera. Si vede che durante la trasfusione, mentre nasceva la bambina di... Vedi, nella vita. Era una che arriva, uno che se ne va. Ma come? Ma soffriva di cuore, io lo sapevo. Mi spiace perché sono io che ho insistito che andasse, lui non... lui sempre dietro le donne, così. Però che tipo. Mi ha detto l'infermiera che quando ha capito che se ne stava andando, ha voluto il prete. Si è confessato e poi ha voluto un sigaro. Era proprio uno di casa. Era di casa, era un amico di casa, era... Per me era l'unico amico, era un amico caro. Mi vinceva sempre a scopa, per la verità. Fumava dei sigari che stavano qui in locale, ma... Era uno che si prestava a tutto. Quando uno gli diceva, mi fai un favore, lui si metteva in quattro per farlo. Era bravo, era... E sai che quello lì ha avuto persino una medaglia d'oro per un salvataggio nel fiume. Sì. Hai finito lo sciopero dei camionisti? No, Gaspare non...
Mandate qualcheduno a prendere il camion perché Gaspare ha lasciato il servizio. Sì. Non so. Guardi, non so. Non so niente. Non sono mai riuscito a vincere una partita a scopo. Stavolta che l'avevo preparata, che sarei stato sicuro di vincerlo. Questa non serve più. Oh, Gaspare, Gaspare. Quanto puzzavano i tuoi sigari, mamma mia, Gaspare.